Avere in sé la conoscenza, ma non accompagnarla con una manifestazione ed espressione nell'azione, è come accumulare metalli preziosi, cosa assai sciocca e inutile. Per la conoscenza, come per la ricchezza, vale l'uso. La legge dell'uso è universale e chi la viola è destinato a soffrire, perché si mette contro le leggi naturali. Gli insegnamenti ermetici non furono impartiti con lo scopo di rimanere inutilizzati. A essi va applicata la legge dell'uso. Il conoscere, senza uso e senza espressione, è cosa del tutto vana, priva di alcuna utilità per chi la possiede e per gli altri. Non darti valore per quello che hai imparato, ma esprimilo con l'azione. Studia pure assiomi, aforismi, ma non scordarti di applicarli. Ora citeremo e commenteremo brevemente alcune tra le più importanti massime ermetiche, prese così, come sono state scritte. Fanne tesoro e bada che non potrai dire che sono veramente tue fino a quando non le avrai usate. Per cambiare il tuo umore e il tuo stato mentale, cambia la tua vibrazione. Con uno sforzo di volontà è possibile cambiare le proprie vibrazioni mentali, cioè polarizzare la propria attenzione su uno stato più desiderabile. Con la volontà si dirige l'attenzione, che muta in vibrazione. Riuscire a progredire nell'arte dell'attenzione significa riuscire a dominare temperamenti e stati mentali. Per distruggere un indesiderato grado di vibrazioni mentali, metti all'opera il principio della polarità e concentrati sul lato opposto. Liberati dall'indesiderabile, invertendo la polarità. Questo è l'assioma ermetico più importante e poggia su vere e proprie basi scientifiche. Uno stato mentale e quello a lui opposto sono, come sai, i due poli della stessa cosa. Invertili a piacere con la trasmutazione mentale. Il principio è noto agli psicologi contemporanei che lo usano per eliminare le abitudini nocive dei pazienti, consigliando loro di concentrarsi sulla qualità opposta. Ad esempio, se sei oppresso da qualche paura, non tentare di scacciarla, ma prova invece a coltivare e a crescere il coraggio. Vedrai. Vuoi eliminare una qualità negativa? Concentrati sul lato positivo di essa. Le vibrazioni passeranno dal lato negativo a quello positivo, finché ti polarizzerai definitivamente su quest'ultima. Cambiando polarità si può dominare il proprio temperamento, mutare gli stati mentali, le proprie inclinazioni, il proprio carattere. La mente, i metalli, gli elementi possono essere tramutati da stato a stato, da grado, da condizione a condizione, da polo a polo, da vibrazione a vibrazione. Padroneggiare la polarizzazione equivale a conoscere i principi basilari della trasmutazione o alchimia mentale, dato che senza la capacità di invertire la propria polarità non si può esercitare alcuna influenza sugli altri e sull'ambiente circostante. Conoscere questo principio non significa solamente saper cambiare la propria polarità, ma anche quella degli altri. Il principio incorpora una grande verità. Basta saperlo usare con pazienza e intelligenza. Il ritmo può essere neutralizzato con l'applicazione dell'arte della polarizzazione. Il principio del ritmo, ormai lo sappiamo, si manifesta sia sul piano fisico che su quello mentale,
causando, secondo l'oscillazione del pensiero mentale, la strabiliante sequenza e varietà di emozioni, stati d'animo, sentimenti che ben conosciamo. Sappiamo anche che è possibile, su larga scala, dirigere le manifestazioni del ritmo nella coscienza. Questo perché, oltre al piano di coscienza ordinario, ne esiste un altro più elevato, innalzandosi mentalmente, sul quale si fa sì che l'oscillazione del pendolo mentale si manifesti solo sul secondo. Tutto mediante la polarizzazione del sé più elevato, che innalza le vibrazioni mentali di quello inferiore al di sopra della coscienza ordinaria. Quel che non va dimenticato è che il principio del ritmo è indistruttibile. Puoi solo vincere una legge controbilanciandola con un'altra in modo da ottenere l'equilibrio. Niente sfugge al principio di causa ed effetto. Anche se ci sono molti piani della causalità e uno potrebbe usare le leggi del più alto per trionfare su quelle del più basso. Comprendendo la pratica della polarizzazione, gli ermetici si innalzano ad un più alto piano di causalità, divengono causanti anziché causati. Con la padronanza dei loro stati di animo e dei sentimenti, neutralizzano il ritmo e sfuggono all'azione della causa e dell'effetto sul piano ordinario. Mentre l'uomo medio è trasportato dall'ambiente, tanto da vivere come pedina ignara sulla scacchiera della vita, i maestri, mettendosi al di sopra di tutte queste cause, si creano nuovi caratteri, dominano impulsi e sentimenti e ottengono così nuove qualità e poteri, dominando l'ambiente e trasformandosi da pedine in giocatori. Infine, la vera trasformazione ermetica è un'arte mentale. Con questo assioma, gli ermetici ci insegnano che la grande opera di influenza sul proprio ambiente si compie con il potere mentale. Essendo l'universo interamente mentale, ne consegue che può essere governato solo dalla mente. E in questa verità si trova una spiegazione di tutti i fenomeni, di tutte le manifestazioni dei vari poteri mentali che stanno attraendo così tanto l'attenzione degli studiosi in questi primi anni del XX secolo. Al di là di ogni scuola o dottrina, rimane inalterato nel tempo l'eccelso principio della sostanza mentale dell'universo. Se è vero, come è vero, che la natura dell'universo è mentale, la trasmutazione mentale deve poterne cambiare stati e fenomeni. E la mente deve essere la sovrana incontrastata di ogni sua manifestazione. Se farai tua questa grande verità, non passerà molto prima che tu possa renderti conto di i cosiddetti miracoli e prodigi, che non sono affatto tali. Il tutto è mente. L'universo è mentale. Termina così il nostro Kybalion. Mi auguro che i video vi siano piaciuti. Mi raccomando, continuate a controllare le playlist, perché io proseguirò in questo lavoro divulgativo della conoscenza a noi tanto cara. A presto!